L'Immacolata, segno luminoso della vittoria di Dio sul male nella chiesa di Santa Maria Nuova, la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo. L'uomo di oggi salutare Dio nella chiesa di Santa Teresa al primo incontro della scuola di preghiera per i giovani in occasione dell'Avvento. Alzati e va, domenica 9 dicembre, ritiro di Avvento per i giovani della diocesi. A finire domenica 9 dicembre acceso il grande albero di Natale, festa per tutta la comunità. Alla Pinacoteca San Domenico inaugurata la mostra Presepi dal Mondo, rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2013. Tre nuovi diorami per il presepe di San Marco, l'inaugurazione sabato 22 dicembre alle ore 11. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Sabato 8 dicembre, nella tradizionale festa dell'Immacolata, il Vescovo ha presieduto la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano, gremita di fedeli. Monsignor Trasarte ha ricordato come l'Immacolata sia per noi segno luminoso della vittoria di Dio sul male. Vediamo il servizio. Nella lotta contro il peccato l'Immacolata diviene per noi segno luminoso della vittoria di Dio sul male. Con queste parole il Vescovo ha aperto l'omelia della Santa Messa in occasione della tradizionale festa dell'Immacolata. Riprendendo la prima lettura del Vangelo, Monsignor Trasarte ha messo in evidenza l'importanza del dialogo come forma di una relazione di amore. Dare all'altro la parola significa riconoscere la sua esistenza, la sua dignità e la sua importanza. È scegliere la relazione con lui e quindi riconoscersi bisognosi di questa relazione per poter esistere, per essere se stessi. Monsignor Trasarte ha messo poi in luce la figura di Maria, quale segno luminoso della vittoria di Dio sul male. Chi è Maria? È innanzitutto una donna che non si nasconde, che entra in dialogo con Dio. Quando Dio la cerca e le chiede dove sei, la sua risposta non è la paura. Come la paura è frutto del peccato, la fiducia è il frutto della grazia. Questa è la cosa nuova, la nuova creazione che Dio compie in Maria, una donna nuovamente capace di fidarsi di Dio. E rimaniamo sempre a Fano, ma questa volta ci spostiamo nella chiesa di Santa Teresa, dove ogni mercoledì di Avvento si tiene la scuola di preghiera per i giovani guidata dal nostro vescovo. Mercoledì 5 dicembre, Monsignor Trasarte ha invitato i giovani a riflettere sull'importanza della lode. I particolari nel prossimo servizio. Tanti giovani hanno partecipato mercoledì 5 dicembre nella chiesa di Santa Teresa al primo dei tre incontri della scuola di preghiera organizzati dalla pastorale giovanile in occasione dell'Avvento. Dopo l'introduzione di Don Steven Carboni, che ha spiegato ai presenti la storia della Chiesa e l'importanza di questo incontro come tempo per poter stare con il Signore, il Vescovo ha invitato i giovani a riflettere sul Salmo 150. L'imperativo di lodare, ha spiegato Monsignor Trasarte, è seguito all'inizio e alla fine da un oggetto. Chi si loda Dio Salvatore, Dio sta con l'uomo che è vicino nella prova, che ha passato il Mar Rosso con Israele. Passiamo poi al luogo della lode, nel santuario e nel firmamento. Dovunque esiste respiro di vita, in tutto il cosmo visibile deve nascere una lode al Signore. A partire da questo salmo, ha proseguito il Vescovo, dobbiamo chiederci qual è la nostra lode cristiana. Il luogo della lode non è più il Tempio di Gerusalemme, ma è Cristo, Tempio del Padre, la Chiesa suo corpo. Ma luogo della lode resta anche il mondo intero. La lode è lo stupore di non essere noi al centro dell'universo, la gioia che ci sia qualcuno più grande di noi che ci ama senza limiti. L'incontro è poi proseguito con l'adorazione eucaristica. Domenica 9 dicembre nelle varie vicarie si è tenuto il ritiro di Avvento per i giovani dal titolo Alzati e va. Vediamo il resoconto dalla parrocchia di Tornette di Matteo Itri. Per prepararsi al Natale, la pastorale giovanile ha promosso domenica 9 dicembre in pieno Avvento un incontro per i giovani della diocesi in tre luoghi in contemporanea, in modo da garantire a tutti la possibilità di partecipare. Alzati e va è stato il titolo di questo ritiro, apertosi con le testimonianze di chi nella propria vita ha riconosciuto i segni di luce lasciatigli da Dio, racconti di semplicità e di fede all'interno di esperienze di servizio professionali o vocazionali. La riflessione centrale dell'incontro, guidata da un sacerdote, è poi partita dal brano degli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti 26-40, in cui l'angelo del Signore parla a Filippo e lo invita a partire. Non dobbiamo solo essere dei trasmettitori di Vangelo, ha detto Don Gianni Petroni ai giovani di Fano. Dobbiamo farne esperienza diretta per poi arrivare a dire, come a Pasqua, che Cristo è risorto veramente. Da questo a scoprire che il Vangelo ha qualcosa da comunicare ad ognuno è il passo davvero breve, perché si intuisce che non esiste il concetto del merito, dell'esserne all'altezza, ma è Gesù stesso che tramite l'incontro con noi ci fa compiere cose grandi.
Rimaniamo in tema di festività natalizia. A Fenile domenica 9 dicembre la comunità ha inaugurato il grande albero di Natale come vuole la tradizione. Il servizio di Marco Gasparini. La comunità di Fenile ha inaugurato domenica 9 dicembre il grande albero di Natale, una struttura moderna e originale completamente realizzata in legno che richiama il significato profondo della festa. A dare il via all'accensione delle luci è stato il vescovo Monsignor Armando Trasarti, alla presenza del parroco Don Giuseppe Tintori e dell'assessore Riccardo Severi del comune di Fano. Auguro a tutti, ha detto il vescovo, di scaldarsi nella vita, nel dare armonia. Le tradizioni entrino nei cuori e non rimangono fatti esteriori, apparenti. Tra canti e musiche natalizie attorno al fuoco acceso in onore della Madonna di Loreto, bambini e adulti si sono poi incamminati verso i locali parrocchiali per visitare il presepe e il mercatino di solidarietà. Tanti simboli racchiusi nel presepe che parlano a noi oggi, dal bue e l'asinello rappresentanti il popolo ebreo da un lato e i pagani dall'altro, entrambi chiamati ad accogliere la salvezza che ci viene da Gesù, ai colori degli abiti di San Giuseppe e di Maria che ci richiamano l'umanità e la regalità del Dio fatto uomo. Anche l'assessore Severi ha portato il suo augurio natalizio ai tanti presenti, partendo dall'esempio dell'albero e auspicando di ritrovare uno spirito di laboriosità per un anno di rilancio dell'intera comunità locale. Un pomeriggio di festa e di profonda comunione, quello vissuto domenica a Fenile, che si è poi concluso con un momento di convivialità tra castagne e vin brûlé. E dall'albero di Natale ci spostiamo ai presepi, perché sabato 8 dicembre alla Pinacoteca San Domenico è stata inaugurata la mostra Presepi dal Mondo, che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2013. Vediamo il servizio. Vietnam, Venezuela, Bangladesh e Honduras sono solo alcune delle nazioni da cui provengono i 40 presepi, in esposizione fino al 6 gennaio 2013 alla Pinacoteca San Domenico. La mostra, inaugurata sabato 8 dicembre, curata da Aldo Mancurti, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini curiosi di poter ammirare queste particolari e originali creazioni deliziate dalle note natalizie della Cappella Musicale del Duomo e dai Pueri Cantores. A portare il suo saluto è intervenuto l'ingegner Fabio Tombari, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il quale ha sottolineato l'importanza di questa mostra che raccoglie presepi provenienti da tutte le parti del mondo, anche da luoghi dove il cristianesimo è presente in misura minore. Intervenuto alla serata inaugurale anche il vescovo Monsignor Trasarti, il quale ha preso in esame i vari simboli del presepe, come la mangiatoia, la veste marrone, il mantello giallo-oro di San Giuseppe, il bue, l'asino e i re magi. Il nostro tempo, ha concluso il vescovo, si sa, ha perduto tanti valori, forse sarebbe il caso di recuperarne un po', magari sostando qualche minuto davanti ad un presepe. E continuiamo ancora a parlare di presepi. Sabato 22 dicembre sarà inaugurato il presepe di San Marco, che quest'anno si arricchisce di 3 nuovi diorami: la presa di Gerico, il ritorno dall'Egitto e Gesù nel Getsemani. Gli orari di visita, salvo prenotazioni, saranno dalle ore 9.30 alle ore 12, dalle 15.30 alle 19 per tutto il periodo natalizio. L'edizione di oggi termina qui, l'appuntamento con l'informazione torna venerdì 21 dicembre. Grazie per averci seguito e arrivederci.